Per chi chiede le tipiche domande su tipo su che programma disegni, che tavoletta grafica usi, come fai a disegnare con il computer, quanti peli hai nell'antro anale? Mi sono appena ricordato che sto già registrando. Stavo vedendo Philip DeFranco. Non so se lo conoscete. È youtuber americano. È il mio telegiornale della pausa pranzo. Perché sì, ho appena fatto pausa pranzo. È domenica, signori. Consiglio Philip DeFranco a voi che magari state imparecchiando l'inglese e volete sapere cose in generale. È uno dei migliori youtuber là fuori, secondo me, insieme a Game Grumps e tanti altri esteri, ok? Non YouTube Italia. Ma andiamo avanti. Cosa si fa oggi? Cosa? Innanzitutto sono felice di dire che sono con indosso una felpa di mio design. Facciamola vedere. C'è una tigre. That's what I'm talking about. Sarà la prossima linea Mates Collection. Non so se capite. Oh, mica stiamo parlando di ciaspole qui, eh. Qui stiamo parlando di Mates Collection, eh. Hanno creato addirittura il profilo Mates Collection su Instagram soltanto per queste cose. Felicissimo di farne parte. Felicissimo di disegnare cose fiche. Perché cazzo, cioè, è una tigre, Cristo. C'è una tigre. Ho disegnato io questa tigre. Lo so che sembra una foto. È un disegno, signori. Mica ciaspole. Mica ciabatte. Oh, mica scarpe DC Shoes. That's what I'm talking about. Ma oggi cosa faremo, come avrete visto dal titolo? Oggi facciamo tre anime. Ben tre anime! E non anime come Souls. Non anime nel senso anima cristiana cattolica. No, anime, manga. Tre anime. Un disegno! Uno solo! Perché già ci vuole un'ora a farlo, Cristo. Facciamolo, no? E questa volta, anziché generarle automaticamente, ho chiesto su Instagram di darmi dei suggerimenti. Quindi andiamo a vedere cosa mi è stato suggerito. Wow, quanti commenti. Più di quanto mi aspettassi. C'è uno all caps che ha scritto Sword Art Online. Pam. Però ce ne servono tre. Quindi vedo un sacco di Attack on Titan. Accidenti. Un sacco di Shingeki no Kyojin. Allora, quindi vorrei fare per forza uno con Attack on Titan, visto che ultimamente questo canale sta facendo un sacco di Attack on Titan. È molto seguita la cosa. Quando si disegna Attack on Titan piace a tutti, perché questi ultimi anni, insomma, ha conquistato la scena anime manga mondiale. Cristo. Quindi ce lo voglio dentro, assolutamente. È diventato, mi dicono, anche l'anime preferito di Kisuke, uno nostro moderatore, che saluto. Anzi, adesso lo saluto con un audio. Ciao Kisuke, sto facendo un video in cui ti saluto. Ciao. Vediamo se ci risponde con un audio. Già in linea. Tra l'altro, ci saresti per una live tra un po', verso le 2? Magari facciamo la live oggi, è domenica. Internet va la paura la domenica. C'è un One Punch Man Attack on Titan One Piece. Perché ogni volta che si disegna un personaggio Attack on Titan con tutte quelle cinture cazzate di cuoio a cui stanno attaccate le cose, ci metto sempre una vita. Sentiamo Kisuke che ha risposto. Salve, comunque sì, ha risposto. Bella. Quindi, colui che ha proposto One Punch Man Attack on Titan One Piece è XScorpion_88. Me stesso del futuro che starà editando questo video. Puoi mettere qua il nome XScorpion_88? Grazie. Puoi mettere qui sotto un unicorno? Grazie. Puoi metterlo adesso scritto in viola? Grazie. Grande, Peo, sei il numero uno quando editi. Io lo so. E adesso qui cerchiamo tutte le immagini. Io direi, innanzitutto prendiamo un Eren, magari a corpo intero, che si veda bene tutto l'abbigliamento. Ma si deve vedere bene anche le spade e tutto quanto. Questo si vede molto bene. Abbiamo bisogno di un signor Saitama One Punch Man. E prendiamo la versione con la faccia sciocca. E poi direi, visto che ci sono le spade di mezzo e One Piece, beh, direi di prendere Zoro. Anche perché Rubber una volta già lo abbiamo disegnato in una live. Buttiamo tutto dentro, quindi Eren, caro Eren, ti metto qua. Si deve vedere la spada, anzi ti metto qui. Saitama boy, lo mettiamo qui, l'altro lato. E lo Zoro boy, che mettiamo qui. Io direi di non perdere altro tempo in ciancole, ma anzi iniziare subito qua la faccenda per bene, perché noi non ci divertiamo un po', iniziamo a disegnare cose, sai com'è, no? Sai, disegnare cose è bello. Poi sono appena tornato da Milano, praticamente. Siamo stati alla festa sorpresa di Vegas del milione. Sono stato al tavolo con Favij, alla festa c'era anche Gabri Ponte. Pensa, stavo proprio, mi sentivo un VIP. Proprio un vips, proprio. C'era Awed, c'era Ludovica, la fidanzata di Awed. Proprio un vips, che tra l'altro mi hanno fatto il piacere di salutare la mia cognata, che è piccolina e li segue tantissimo, quindi li ringrazio, anche se non vedranno mai questo video probabilmente. Ma iniziamo a disegnare, quindi io direi di partire da un signor Saitama boy. Quindi facciamo la bella testa a uovo, con una posa abbastanza dinamica, quindi vedete slanciato verso il lato. Io sempre presente il manubrio al quale si attaccano i pettori.
pettorali, no? Che sai, i pettorali che Saitama non è che ce ne abbia tanti, ma in realtà una potenza inaudita, quindi vabbè, ci servono. Faremo le braccia belle aperte che tengono le spade belle tese. Se scelgo di utilizzare un po' l'abbigliamento di Zoro, devo mettere la sua, non so cosa sia, non ho mai capito cosa sia questa fascia che porta, questa pancera strana. Essendo abbastanza anime il disegno, mi terrò su delle gambe belle fine, che loro non sono, non piace, cioè all'epoca di Dragon Ball era carino e piaceva fare i muscoloni tosti, no? Invece nell'epoca odierna, nel manga contemporaneo, piace la gambina fine, no? Il fisico snello. Adesso per ora sto facendo un po' gli abiti di Zoro, ma saranno facilmente modificabili adesso perché ce l'ho davanti. Dico, parto con gli abiti di Zoro, quindi questa specie di non so cosa sia quello che è. Però sarebbe bello metterci quindi qui il portalame, nonché porta bombole del gas di Attack on Titan. Bombole. Le bombole del gas che servono proprio a dare la spinta, no? Quella che fa quel rumore lì, che ti fa la spinta, ti fa volare fortissimo. Cioè una cosa proprio Spider-Man style, che è proprio, guarda, vuoi volare forte, dondolare forte, altro che Spider-Man. Qui con delle bombole del gas spacchi, che mica stiamo a scherzare qui, E dai, su. Vorrei non perdermi in dettagli, ma la cosa sarà molto difficile quando si tratta di Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Perché se c'è una cosa che non manca nell'anime e nel manga, soprattutto nell'anime, è il dettaglio, il design delle cose. Infatti nel manga sono proprio belle quelle pagine, quelle che io apprezzo di più, di design, di attrezzature, personaggi, eccetera. Sono le pagine che io apprezzo di più in assoluto. Qui ci stai i buchi per le lame, questo è l'affare che tiene la bomboletta qua, insieme ai che c'è un attacco d'asma, su. Subito c'è il gas e l'ossigeno sempre lì con te, e Cristo, male non puoi stare, no? La lama di Attack on Titan, che è ovviamente, si vede anche lontano un chilometro, che è ispirata a un taglierino, a un cutter. Io li utilizzavo per fare i plastici d'architettura e andavo fuori di testa e mi tagliavo le dita, ma va bene, questa è un'altra storia. E qui c'ha i cavi, no? Che sono attaccati qua, quindi posso fare il giro così. Quindi qui posso fare che un po' si vede l'abito di Zoro, tutto questo panneggio, tutti questi panni, ma vorrei che si vedesse un po' sotto anche l'imbragatura di Attack on Titan. Quindi questi faranno così, ti appoggeranno sulle ginocchia, chissà se verrà proprio male oppure. Ci mettiamo la cicatrice di Zoro, che male non è, che ancora i punti, notiamo che la cicatrice di Zoro ha ancora i punti, cioè non gli tolgono mai i punti, che probabilmente non si chiude mai, appena togli i punti si escono tutte le budella. Qui facciamo un po' di obliqui, è ora di passare un po' a qualcosa di Saitama qui, quindi la faccia, andiamo tutto alla Saitama style proprio. Io direi che dobbiamo fare gli occhi persi alla Saitama, a una delle teste più strane e a uovo che io abbia mai visto, signor Saitama. Qui potremmo tranquillamente mettere il mantello alla Saitama, mantello bianco candido come la sua anima, che qui con queste viti giganti, sembra che sta attaccato sulla pelle questo mantello. Quindi a maggior ragione, innanzitutto qui potremmo mettere la bandana alla Zoro, bellissima, Cristo. Gli orecchini di Zoro sono 3, giusto? Se non sbaglio sono fatti così, non si vedono bene dal disegno perché è coperto un po' dalla spada. Adesso la terza spada non gliela voglio fare in bocca perché perderebbe l'espressione la Saitama. E per aggiungere qualcosa di più di Shingeki no Kyojin, andiamo a mettere il giacchetto alla Shingeki. Questo giacchetto che non copre niente perché arriva fino a poco qua, cioè manco alla vita ci arriva sto giacchetto alla Shingeki. Quindi lo stile che ho scelto per la corporatura, molto snella e lunga, è tipico alla One Piece. Gli elementi dell'abbigliamento sono misti, quindi abbiamo un Saitama col suo mantello, le spade di Shingeki no Kyojin insieme al giacchetto di Shingeki no Kyojin, imbragatura e attrezzi alla Shingeki no Kyojin. Secondo me possiamo iniziare a inchiostrare e vedere cosa esce fuori, che obbrobrio esce fuori, che mostro. Uccidimi, ti prego, uccidimi. Scritto qualcuno, ma chi è? Ciccio Bullo 300, bella Ciccio, bella per te, bella per me.
E abbiamo un nuovo iscritto, si tratta di Dark Power, scritto con il 3 addirittura. Wow, tocco di classe, zio mica. Oh, che rottura disegnare questa attrezzatura. E io mi chiedo, ma il mangaka di Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, ma non si rompe le palle ogni volta di fare questo affare? Secondo me sì, fare questi attrezzi qui. È un bello studio quello che ha fatto, comunque sia, ha elaborato un sistema realistico, per così dire, di come potrebbe funzionare il dondolamento attraverso i palazzi, ovvero tramite un sistema di gas, corde che si appigliano e cagate alla Spider-Man. Ma non si rompe le palle a disegnarlo ogni volta. Per esempio, non so se lo sapete, ma il disegnatore di Naruto è fuori che le bandane, le fasce da ninja con il proprio villaggio sulla testa come simbolo, sono nate per il fatto che era troppo complicato disegnare ogni volta i maledetti occhiali di Naruto, che potete vedere solo nel primo volume, e poi non c'è più, improvvisamente ci sono i coprifronte. Dici, perché ha messo i coprifronte? Per questo motivo. Non è per pigrizia, non è pigrizia quella, è semplice risparmio di tempo. Cioè, io devo fare un volume alla settimana, cioè un capitolo a settimana, che stiamo scherzando? Io non posso perdere tutto il tempo del mondo a disegnare gli occhiali di Naruto, no? E la stessa cosa, pensate, vale per Goku. Goku è diventato Super Saiyan solo per un motivo: perché Akira Toriyama si era rotto di inchiostrare ogni volta a mano tutti i capelli di Goku. Non c'era all'epoca il disegno digitale del riempi, pam, tutto nero. No, quindi una scelta del genere è più che comprensibile. Quindi ecco, mi chiedo come mai quello di Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, non abbia trovato una soluzione più efficiente per velocizzare e risparmiare il tempo, ecco. Bene, 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 qui siamo già al colore, signori. Mi sono scordato di fare un po' di strisce qui. Solo una piccola informazione a voi, prima che io faccia una pausa, perché devo fare un attimo una pausa, perché sono già 50 minuti che disegno. Per chi chiede le tipiche domande su, tipo, su che programma disegni, che tavoletta grafica usi, come fai a disegnare con il computer, quanti peli hai nell'antro anale, beh, tutto è nella sezione informazioni di ogni video, l'ho aggiornata, quindi adesso c'è tutto, c'è il link della tavoletta, c'è il link del programma che uso per disegnare, eccetera, eccetera. Quindi, anche se no devo rispondere ogni video, devo rispondere a 3 commenti, con che programma disegni, ma come fai a disegnare sul computer? O le più divertenti sono tipo, ma usi il computer, stai barando. A voi, a te che fai questa domanda, perché mi sa che è solo uno. Ragazzo, non è che il computer sa quello che io ho in testa e magia lo butta lì. No, è sempre la mia manina che lo fa. Questo serve perché nel lavoro di oggi, beh, disegnare digitale è essenziale. Disegnare solo su carta è fantastico, ma non si può andare avanti così per lavorare, per camparci. E ora io mi faccio una pausa. Rieccomi. Per voi sarà passato neanche un nanosecondo, per me sono passati 5 minuti. Ma adesso dedichiamoci al colore di questa faccenda. Iniziamo con il riempire del dato colore ogni elemento. E qui mi sembra di aver riempito tutto, mi sembra, Mi sembra che i pieni sono pronti. Iniziamo a sfumare la pelle. Inizio sempre dalla pelle in genere. Non per qualche preciso motivo, ma semplicemente perché boh, non lo so. Beh, abbiamo finito. Mamma mia, quanto ci ho messo, quanto ci ho messo. Vediamo un po', ho paura di vedere. 1 ora e mezza. Oh, ci sto mettendo sempre di più e non va bene. Ma a parte il tempo che ci abbiamo messo, spero che abbiate passato dei bei 10 minuti, che abbiate iniziato ad amarmi sempre di più e che magari domani mi proponete un matrimonio o qualcosa del genere, io accetterò. Spero allo stesso modo di avervi ispirato. Se siete dei disegnatori, adesso si mettono subito a disegnare dopo aver visto un disegno simile. Grazie ancora per i suggerimenti per questi disegni. Rimanete sintonizzati anche su Instagram nel caso in cui chieda altri suggerimenti. E basta, questo è quanto. Ricordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Se mi amate, se non mi amate, uguale, lasciatelo lo stesso. Se volete, dite a vostro fratello, vostra nonna, vostra zia che esisto. C'è un ragazzo che esiste, così gli dite. Che è bravo a disegnare, si diverte molto, mi diverte. Bando alle ciance, questo era Electric.